Maria Luisa Forte, Campobasso è forte come da slogan, ma quali sono le linee programmatiche su cui punterà maggiormente in questa campagna elettorale? Allora, noi abbiamo detto Campobasso è forte perché vogliamo un capoluogo che ritrovi la sua centralità, ma soprattutto vogliamo che siano forti i nostri concittadini e quindi vogliamo intervenire soprattutto, e questo sarà il tema della conferenza stampa di oggi, nelle situazioni di difficoltà e di fragilità. Vogliamo sostenere i cittadini più deboli, appunto perché tutti insieme possiamo essere più forti e può essere più forte la città. Punteremo soprattutto su alcune misure, alcune che sono già in atto, che vogliamo appunto potenziare, altre da reintrodurre o introdurre ex novo, perché sono tempi difficili, la povertà è in aumento e quindi sentiamo questo impegno proprio di civiltà nei confronti dei nostri concittadini. Le misure più importanti che vogliamo adottare sono sicuramente l'introduzione del salario minimo garantito, così come già ha fatto il Comune di Firenze. Vorremmo essere la seconda città in Italia a farlo, cioè garantire un salario di 9 euro minimi lordi ad ora per tutti coloro che lavorano nei servizi appaltati dal Comune di Campobasso, i servizi esternalizzati. Pensiamo a tutti i servizi sociali o alle mense scolastiche, pensiamo anche ai lavoratori dei cantieri delle opere appunto appaltate dal Comune di Campobasso. E sicuramente dovremo rintrodurre i patti sociali. Venuto meno il reddito di cittadinanza, c'è bisogno di sostenere le famiglie disagiate, chi è in condizione di bisogno, e facendo appunto un patto in cambio di un impegno civico e sociale, il comune darà, in base a criteri prestabiliti, delle somme, delle risorse su cui poter contare, le famiglie possano contare. Politiche che vanno anche di pari passo con una certa autonomia economica, più c'è inclusione e meno discriminazione, più c'è autonomia economica anche e soprattutto per le categorie più fragili. Certo, perché poi appunto sostenere le categorie più fragili significa sostenere un po' tutta l'economia, rimettere in movimento tutta l'economia della città, e quindi è chiaro che una città che non vuole lasciare indietro nessuno, che vuole essere inclusiva, deve occuparsi di tutto e dai più deboli.